Ciao e benvenuti in un nuovo video Fova Channel. Oggi vi parleremo della nuova compatta premium Panasonic LX100 Mark II. Questa macchina torna sul mercato a 4 anni di distanza dal primo modello, che si era fatto apprezzare per le sue alte prestazioni e la compattezza. La prima grande innovazione è nascosta dentro la fotocamera. Il sensore MOS micro 4 terzi sale infatti di risoluzione, dai 12,8 megapixel del precedente modello a 17 megapixel, conservando un approccio multiaspetto che permette di mantenere la stessa diagonale per i formati 3 mezzi, 4 terzi e 16 noni. Essendo più grande di 1,6 volte rispetto a quelli montati sulle concorrenti, garantisce inoltre una resa migliore anche con scarsa luminosità, restituendo livelli superiori nella resa del colore. Passiamo adesso all'ottica. Aumenta la qualità per questo modello, che monta ancora un obiettivo zoom Leica Dici Vario Summilux 24-75 mm f1.7-2.8. L'obiettivo è costituito da 11 elementi in 8 gruppi, con 5 lenti asferiche, con 8 superfici asferiche ed elementi flottanti, fondamentali per gestire al meglio la luce che entra dritta nell'obiettivo. Questo lo stabilizzatore ottico regalano un'immagine ancora più nitida e definita. Per gli amanti del bokeh, il diaframma 9 lamelle assicura inoltre una sfocatura ancora più rotonda. C'è pane per i denti anche per chi si diverte a scattare in notturna. Le grandi dimensioni del sensore, l'ampia apertura del diaframma regalano infatti ritratti perfetti anche di sera. Nel complesso, la nuova Lumix LX100 rappresenta l'ideale compagna per fotografi esperti che anche in viaggio cercano qualità, maneggevolezza, praticità di utilizzo per dar semplicemente sfogo alla loro creatività. Ciò avviene anche grazie alla presenza di tutte le ghiere tipiche di una fotocamera analogica, con cui è possibile agire velocemente su tempi, diaframma, esposizione e messa a fuoco. Per quanto riguarda il display, ci troviamo di fronte a un LCD touch da 3 pollici e una risoluzione di 1,2 megapixel, a cui si affianca un mirino Live Viewfinder da 2,7 megapixel, ideale per costruire l'immagine anche in presenza di troppa luce, ossia in quelle situazioni in cui la visualizzazione del display risulterebbe difficile. Particolarmente interessanti le funzionalità di elaborazione dell'immagine direttamente in camera. Il 4K foto permette di estrapolare un'immagine da 8 megapixel direttamente da un video ripreso a 30 fps, mentre il post focus e il focus stacking permettono di variare il fuoco e la profondità di campo addirittura dopo lo scatto. Sul fronte del controllo creativo, alle già presenti opzioni Picture Style, è stata aggiunta la modalità El Monochrome D, capace di riportare gradazioni di bianco e nero ancora più espressive. Un tocco retro per una macchina che già nel suo design e nelle sue funzioni strizza l'occhio al vintage e alla fotografia analogica. Dulcis in fundo la condivisione delle immagini, che risulta essere facile e veloce grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth Low Energy, che permette di rimanere sempre connessi consumando il minimo indispensabile. Interessante è anche l'app dedicata, che permette di gestire la camera e di trasferire le immagini in automatico. In sostanza, dopo ogni scatto troveremo già l'immagine sul nostro telefono. Quindi i punti di forza sono maneggevolezza e controllo creativo, due caratteristiche che la rendono appetibile ad una fascia alta che cerca lo scatto di qualità anche in trasferta. Ora non vi resta che fare la vostra scelta, ma ricordate che solo acquistando il prodotto presso uno store riconosciuto sul sito Fova potrete godere di 4 anni di garanzia. E voi sareste curiosi di provare questa camera? Se sì, perché? Scrivetecelo nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ogni lunedì e venerdì alle 19 ci troveremo qui con un nuovo video.